911, operator 911, where's the emergency? 127, bring me. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency line. Do you know how long it'll be? Okay, ma'am, is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right, right. Okay, is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. Questa è solo una delle tante testimonianze di donne che coraggiosamente hanno deciso di denunciare le violenze subite dai propri partner. Secondo l'Istat, in Italia, il 31,5% delle donne, ovvero 6.788.000, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% le forme più gravi della violenza sessuale, come ad esempio lo stupro e il tentato stupro. Ma facciamo un passo indietro. La condizione delle donne è variata molto nel tempo. Anticamente la donna veniva considerata inferiore all'uomo, sia per l'aspetto fisico che ovviamente per le capacità. La donna veniva esclusa da tutte le attività politiche, sportive e sociali. Infatti nell'antica Grecia alle donne era proibito partecipare a eventi sportivi oppure candidarsi alle cariche pubbliche. Il loro dovere era quello di badare alle faccende domestiche e di accudire i propri figli. Vigeva dunque quella regola appunto del patriarcato che prevedeva appunto che la donna dovesse sottostare alla volontà del padre o del marito e molto spesso anche del figlio maschio. Nel corso degli anni, dei secoli, le donne si sono via via stancate di questa condizione di continua sottomissione nei confronti degli uomini e quindi di questa società patriarcale in cui erano costrette a vivere. Nasce dunque questo movimento denominato femminismo, che è appunto un movimento di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne, e dal punto di vista più generale è l'insieme appunto delle teorie che criticano la condizione generale della donna e propongono nuove relazioni tra i generi nella vita privata e una diversa collocazione sociale nella sfera pubblica. Prima di addentrarci ed andare a studiare a fondo le tematiche e le maggiori esponenti di questo grandissimo movimento del femminismo, bisogna distinguere due tipologie di femminismo, il femminismo storico e quello moderno. Il femminismo storico nasce alla fine del Settecento e raggiunge il suo massimo sviluppo tra l'Ottocento e il Novecento. Il femminismo moderno si afferma invece intorno al 1960 e tra il femminismo storico e il femminismo moderno si intervalla quel periodo relativo appunto alle due guerre mondiali. La prima grande femminista fu la drammaturga francese Olympe de Gouges, che pubblicò una serie di opere di grande risonanza a favore dell'emancipazione femminile, tra le quali la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791. Questo testo, diciamo, era una, tra virgolette, continuazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Però in questa dichiarazione ne rivendicava con passione e determinazione la parità dei diritti tra uomo e donna, come emerge appunto chiaramente dall'introduzione e dal preambolo. Rendiamo le donne delle creature razionali e delle cittadine libere, e subito diventeranno buone mogli o madri, ovvero se gli uomini non trascureranno i doveri di marito e padre. Questa frase è appunto una citazione di Mary Wollstonecraft, che era appunto una filosofa e scrittrice britannica considerata la fondatrice del femminismo liberale. Mary Wollstonecraft è nota soprattutto per il suo libro A Vindication of the Rights of Woman, nel quale sostenne, contro la prevalente opinione del tempo, che le donne non sono inferiori per natura agli uomini.
Questo libro si scagliava soprattutto contro i romanzi rosa che venivano associati alle donne, poiché giustificavano in qualche modo la loro indipendenza dall'uomo e impedivano alla donna di pensare. Inoltre, secondo Mary Wollstonecraft, le abilità della donna non erano una conseguenza della sua natura, ma derivavano dal sistema stesso. Rimaniamo sempre in Inghilterra. Parliamo ora di Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst è stata un'attivista e politica britannica, ricordata come uno dei personaggi femminili più interessanti e carismatici dell'epoca. È ricordata anche per essere ovviamente la principale esponente del movimento delle suffragette e si batté per la concessione del diritto di voto alle donne. Nel 1903 fondò l'Unione Sociale, Politica e Femminile e viaggiò per vari paesi stranieri, tra cui Russia e Stati Uniti, promuovendo una grande campagna di sensibilizzazione sul problema del suffragio universale. Venne arrestata addirittura due volte poiché richiese all'assemblea del Partito Liberale la discussione del diritto di voto alle donne, ma questo non la fermò. Uno dei discorsi più famosi fu Libertà o Morte, tenutosi in Connecticut nel 1913. E il governo, nel momento in cui tornò in Inghilterra, aveva già concesso il diritto di voto alle donne dal 1918. E dunque, nel 1926 iniziò il suo coinvolgimento attivo in politica accanto ai conservatori. Parliamo ora di Betty Friedan. Betty Friedan è stata un'attivista femminista e saggista statunitense, la cui opera più importante, che ha segnato il femminismo del Novecento, è la mistica della femminilità. La mistica della femminilità, pubblicata nel 1963, è uno studio attraverso cui l'autrice ha intervistato un numero consistente di donne che, come lei, avevano concluso gli studi da una quindicina d'anni. L'autrice, parallelamente, ha iniziato uno studio e una ricerca specifica sulla condizione della donna all'età contemporanea, con l'obiettivo di indagare la causa della frustrazione e depressione femminile all'interno del contesto familiare. Nel periodo delle due guerre, le donne avevano sostituito gli uomini nei lavori extradomestici. Dopo però la Seconda Guerra Mondiale, molte di queste donne, se non quasi la totalità, fu costretta a tornare alle proprie occupazioni tradizionali e alla cura della casa. Questa costrizione era stata resa apparentemente gradevole con la comparsa degli elettrodomestici, strumenti sempre più moderni e tecnologici che aiutavano la donna a eseguire al meglio i compiti che le erano stati assegnati. Dopo aver raccolto una serie di interviste e di ricerche, l'autrice ha constatato che questa immagine della donna come angelo del focolare era però un'immagine non inerente alla realtà. Infatti, le donne intervistate, che avrebbero dovuto essere felici e soddisfatte delle loro vite comode e agiate, soffrivano del cosiddetto problema inespresso, cioè di quella specie di malattia a cui nessuna protagonista, così come nessun medico, riusciva a dare un nome e una spiegazione. In conclusione, Betty Friedan propone una soluzione moderata per risolvere la problematica della condizione della donna. Innanzitutto non condivide una soluzione di lotta collettiva, bensì pensa appunto ad una concezione più liberale, quindi a una soluzione più liberale, secondo la quale gli stati dovrebbero, per l'autrice, introdurre delle specifiche misure di welfare, con il fine di aumentare l'occupazione femminile extradomestica, senza però rinnegare la famiglia e i suoi valori. Adesso vediamo un breve estratto di un'intervista di Betty Friedan. And the other half of the woman of the revolution, the other half of women's liberation movement is the boys. And those boys are saying, no, I don't have to be dominant and superior to anyone. I don't have to have big muscles because there aren't any bears to kill. I don't have to, you know, kill anybody to prove anything. I can be tender and I can be sensitive and I can be compassionate and I can admit sometimes that I'm afraid and I can even cry. And I am a man, and I am my own man. And that man who is strong enough to be gentle, that is a new man, and he is the other half of this revolution, I think, really welcomes his liberation and the end of his loneliness and the end of this sea of hostility that has been, you know, preventing love in this
country, if we do get on with it and we restructure society to make equality really possible, then I think the war between the sexes will end, and for the first time we will have possible true human sexual liberation, and we will have possible true love, and, you know, real love, real friendship, real knowing of men and women. True love is to know, and how can you know when each wears these masks that keep us from being ourselves? And then in the largest sense, in the world sense, we'll be able to make love, not war. Parliamo ora di Kate Millett. Kate Millett è un'artista, saggista, ma soprattutto femminista e autrice della politica del sesso, ossia di quel manifesto radicale con cui scardinò tutti quegli elementi che erano tipici del patriarcato, svelandone i meccanismi ed anche i condizionamenti interiorizzati dalle donne, affinché ne prendessero coscienza liberandosi dal gioco colonizzatore. Secondo Kate Millett, il rapporto di un gruppo che governa un altro gruppo è un rapporto politico. Quando però tale rapporto, tale accordo viene portato avanti per un lungo periodo di tempo, si sviluppa non più un rapporto politico, bensì un'ideologia, come è accaduto per esempio per il feudalesimo o per il razzismo. Secondo Kate Millett, poi, tutte le civiltà storiche sono patriarcali, la loro ideologia è appunto la supremazia maschile. La nostra Costituzione, che entrò in vigore, come sappiamo, il 1 gennaio 1948, va a sancire alcuni e a riconoscere alcuni diritti alle donne che la pongono in condizioni ovviamente più vantaggiose nei confronti appunto alla precedente situazione in cui erano costrette appunto a vivere. E dunque, in particolar modo, questi diritti sono l'articolo 2, vengono enunciati nell'articolo 2 e nell'articolo 3, in cui appunto questi articoli dicono che non solo la donna è per legge uguale in diritti all'uomo, ma anche che è compito della Repubblica Italiana agire affinché questa uguaglianza non resti lettera morta, cioè affinché questa uguaglianza venga effettivamente attuata. L'Unione Europea, e soprattutto grazie alla Presidente Ursula von der Leyen, ha realizzato un piano per una strategia per la parità di genere che si è posto l'obiettivo appunto fino al 2025, quindi questo piano di parità di genere 2020-2025. L'obiettivo appunto è quello di cercare di realizzare un'unione dell'uguaglianza in cui tutti, donne, uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano uguali. E ovviamente attualmente questo non è verificato, anche se si siano fatti appunto numerosi passi avanti nel corso degli anni, però esistono ancora purtroppo adesso, ai giorni d'oggi appunto, esistono delle differenze che vediamo appunto in queste slide. Dopo aver parlato del piano europeo portato avanti fortemente appunto da Ursula von der Leyen per il 2025, andiamo a vedere ora che cos'è l'agenda 2030 e in particolare il Goal 5. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di ben 193 paesi membri dell'ONU. In essa ci sono 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e in un grande programma d'azione per un totale di 169 target, traguardi o appunto obiettivi. E tra i 17 obiettivi si annovera il quinto obiettivo, che prevede il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e di tutte le ragazze. A livello europeo si vede un miglioramento dell'indice composito che va a calcolare appunto tale obiettivo prefissato, il quinto obiettivo. E questo miglioramento c'è stato nel 2010 e 2018 e in questa speciale graduatoria l'Italia si posiziona al settimo posto. L'indicatore composito italiano per il Goal 5 mostra dunque un andamento fortemente crescente fino al 2015, c'è stata poi una lieve flessione avvenuta nel 2016 e poi un miglioramento, seppur graduale e in maniera molto meno decisa, dopo il 2016. E a sostenere il buon andamento dell'indicatore italiano sono stati appunto gli aumenti della percentuale dei donne nei consigli di amministrazione, delle società quotate in borsa e negli organi decisionali.
ma anche l'aumento del rapporto tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile. Ci sono però alcuni indici da migliorare, anzi che possiamo dire siano in controtendenza con gli altri indici che abbiamo appena nominato, che sono quelli relativi al rapporto di femminilizzazione del tasso di immatricolati nei corsi universitari, scientifici e tecnici, e il tasso di part-time involontario, significativamente cresciuto proprio per le donne. Per quanto riguarda il 2020, poi c'è stata anche la pandemia, quindi la crisi globale dovuta alla pandemia, che ha portato il tasso di occupazione femminile nel secondo trimestre 2020 ad una diminuzione di 2,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019. E contro invece un meno 1,6 di punti percentuali degli uomini, evidenziando proprio che come questa crisi abbia svantaggiato in particolar modo le donne, quindi le donne nel mondo del lavoro. Dopo aver fatto questo breve excursus relativo alle caratteristiche principali del femminismo, alle varie tappe storiche che hanno portato al raggiungimento di determinati obiettivi, ma anche aver visto gli obiettivi posti dal nostro Stato, dall'Unione Europea e anche in ambito internazionale con l'ONU, dobbiamo solamente augurarci che questi obiettivi possano essere raggiunti nel minor tempo possibile, senza vedere più delle disuguaglianze, delle discriminazioni, delle violenze nei confronti delle donne.